E questo mi ha colpito profondamente, un po' perché siamo in Piemonte e un po' perché questo mostra anche la varietà, diciamo, dei tuoi padri e delle madri intellettuali che hanno nutrito il tuo percorso in questi anni. E allora la mia domanda era se potevi grosso modo raccontarci, dirci quali sono questi padri e queste madri. E come hanno contribuito a creare Jumanandad come noi conosciamo e apprezziamo. E dopo questa tua risposta io lascerei spazio al pubblico per qualche domanda in maniera ovviamente ordinata, immagino ci siano molte questioni aperte o curiosità e grazie. Comincerò con Cesare Pavese. Se io sto parlando in italiano oggi e mi sto riuscendo a far arrivare le mie riflessioni, il mio pensiero in questa bellissima lingua, lo devo a Cesare Pavese, perché io ho imparato l'italiano quando mi sono innamorata della poesia di Cesare Pavese e anche della sua persona, devo dire, perché io sono sempre stata una di quelle adolescenti che si innamorano degli scrittori invece degli star del cinema. Ero un po' strana e quindi quando ho letto una sua poesia, in particolare Verrà la morte, avrà i tuoi occhi, avevo forse 16, 15 o 16 anni, ho deciso che vorrei imparare questa lingua, l'avevo letto in francese, che vorrei imparare la sua lingua e leggere la sua poesia in italiano. Ed è stata veramente una storia molto strana perché io non sono andata in una scuola per imparare l'italiano, l'ho imparato un po' da sola e nella mia mitologia personale, che io costruisco così a volte, mi dico che forse se parlo così bene l'italiano adesso è forse perché ho avuto una vita italiana passata, non ridete di me, ma è così. E quindi era senz'altro uno dei miei padri, Cesare Pavese. Mi aveva molto colpito la sua storia, la sua poesia, perché io ho dovuto vivere col suicidio sin da piccola, siccome mia nonna materna, armena, che aveva vissuto il genocidio armeno quando aveva 4 anni e aveva perso una gran parte della sua famiglia, si era suicidata molto più tardi, quando io avevo 7 anni, ha potuto sopportare la vita fino al momento in cui avevo io 7 anni e si era suicidata dallo stesso modo di Cesare Pavese e poi la mia anche zia si era suicidata, quindi ho sempre pensato a alla morte, a questa decisione in particolare, a questa forma di morire e ho scritto molti libri su questa cosa. Quindi questo per Cesare Pavese, ma ovviamente la mia famiglia, i miei genitori sono tanti ed ecco perché io dico che la poesia mi ha salvata la vita, anche i libri in generale, la letteratura, perché io sono cresciuta. Sono nata negli anni 70 a Beirut e nel 75 è cominciata la guerra lì e quindi ho vissuto tutta la mia infanzia, tutta la mia adolescenza, fino ai miei 21 anni, in un paese dove c'era solo la guerra, il dubbio, la violenza, la morte, il sangue. I cadaveri facevano parte del nostro quotidiano. Infatti, forse questo perché fin adesso non mi sento scioccata, si dice scioccata, quando vedo un cadavere, questo è terribile. Ecco perché, per esempio, dico che non dobbiamo vedere i video così violenti dello Stato Islamico che fanno decapitare queste persone innocenti, perché quando vediamo questo tipo di cose per la prima volta siamo scioccati, la seconda un po' meno, la terza molto meno,
fino a quando arriviamo a uno stato, non vorrei dire di indifferenza, ma di mancanza forse di indignazione o di sorpresa o di shock. E questo ci priva da una importantissima parte della nostra essenza umana, quella di poter reagire fortissimo con la sofferenza. Quindi in questo momento della mia vita, in quel momento della mia vita, la mia infanzia e la mia adolescenza, c'era la guerra, e anche dentro nella mia famiglia non era molto facile, perché io ero uno spirito ribelle in una famiglia molto tradizionale e conservatrice, e la punizione assoluta era che io andavo a una scuola di suore, quindi potete immaginare un po' questa mia vita. L'unica cosa che mi ha salvato in quei momenti difficili, che mi ha potuto aiutare a sopravvivere, sono state le mie letture, sono stati i libri. Il mio padre era un gran lettore e mi incoraggiava sin da piccola a leggere, e quindi anch'io ho ereditato questo amore dei libri, e perciò i miei genitori che mi hanno dato vite che non sarebbero possibili senza di loro, vite nell'immaginazione, mi hanno dato la possibilità di sognare, di lottare, di credere in un mondo migliore. Sono stati tantissimi durante gli anni, e senza dover citarli tutti, gli sono molto, molto grata, perché senza di loro non so, non credo che sarei la donna che sono oggi. Questo non vuol dire che sono soddisfatta dalla donna che sono oggi, non è una forma di autopromozione, ma almeno posso dire che mi hanno insegnato di avere sempre il coraggio di esprimermi liberamente, senza cadere sotto il terrore delle intimidazioni, che sono tantissime.